più passava il tempo, più c'era il rischio che particolari emergessero. E quindi abbiamo voluto accelerare e sacrificarci in questo anno proprio per accorciare i tempi di risoluzione. Questa è un'indagine che in genere si fa in 2 o 3 anni. La Polizia di Stato ce l'ha fatta in 1 anno, grazie anche all'ausilio del Servizio Centrale Operativo, che è un organo di eccellenza che ha fatto gli accertamenti inerenti alla parte patrimoniale, e i risultati sono clamorosi. Volevamo scoprire l'acqua calda, qualcosa che insomma bene o male si poteva intuire, abbiamo scoperto l'acqua bollente. L'episodio della gambizzazione del tabaccaio è stato uno dei miei primi episodi con cui ho dovuto scontrarmi, e purtroppo devo dire, col senno del poi, che sono episodi che hanno toccato tutti i giornalisti, uomini delle forze dell'ordine, cittadini e così via. Quindi è qualcosa che ogni cittadino di Latina sapeva ed avvertiva sulla propria pelle. La difficoltà è stata quella di strutturare questi episodi in un sistema processuale che poi reggesse e portasse alle misure di oggi. Noi siamo abituati a pensare che la criminalità organizzata, soprattutto quella affidata a delle persone che hanno una provenienza nomade e poi sono diventati stanziali, sia qualcosa di meno incisiva rispetto ad altre forme di criminalità. In realtà così non è. Qui c'è tutto un versante anche di contatti con persone che non vengono da un ambiente criminale, che comunque fanno pensare. L'intimidazione che ancora oggi viene esercitata nei confronti dei cittadini di Latina non è un fatto normale. Io credo che neanche in altre realtà, come ad esempio nella quale ho lavorato come Reggio Calabria, sussista questo livello di arroganza e di intimidazione. E la risposta va data anche perché bisogna dare atto ai cittadini di Latina che hanno puntualmente denunciato tutti gli episodi che li hanno visti come vittime. Quindi qui non c'è omertà. Bisogna solo che noi diamo la giusta risposta a delle esigenze di giustizia e di sicurezza che ci vengono dai cittadini.